Tchau, Buongiorno e ben ritrovati all'appuntamento settimanale con l'agenda del santuario, la rubrica di Padre Pio TV che eh, si concentra un po' Su quelli che sono gli orari, le funzioni del nostro santuario, ma che tante volte, come abbiamo imparato in questi mesi, non disdegna di lanciare uno sguardo anche a quello che succede immediatamente oltre la soglia delle nostre chiese, oltre i sagrati delle nostre chiese. Il plurale è d'obbligo perché ecco, ormai conoscete benissimo. L'immagine che ci restituisce la webcam puntata sul santuario Santa Maria delle Grazie, dove una accanto all'altra ci sono le due, chiesette, le due chiese scusa, dedicate a Santa Maria delle Grazie, ovviamente chiesetta quella piccolina, il nucleo originario dove, che trovò Padre Pio quando arrivò a San Giovanni Rotondo nel 1916, correva il giorno 28 luglio e poi quella grande costruita sul finire degli anni 50, padre Pio ancora vivente, lì celebrò eh, tante tante messe, tra cui la celebre ultima messa. Sul lato sinistro della chiesetta antica, come potete vedere, grazie all'aiuto della regia di Roberto. Uh, Viscio, eh, uh, scusa, Roberto Cocomazzi e Vito Ciavarella c'è ancora la possibilità di visitare il presepe artistico allestito dal nostro padre guardiano fra Rinaldo Totaro in occasione dell'ottocentenario della realizzazione del presepe da parte di San Francesco. I più attenti ricorderanno che tra il 2024 nel 2025, appunto, stiamo celebrando gli otto centenari francescani, centenari francescani, eh, che, ehm, alcuni dei quali li abbiamo già vissuti, altri li affronteremo pian piano. Eh, ci sono diverse persone che si stanno alternando sul sagrato, evidentemente pellegrini, ma anche i tanti turisti che affollano le spiagge del Gargano e che magari trovano il tempo per venire a portare un saluto a Padre Pio e alla Madonna delle Grazie, giorno in cui oggi, in maniera particolare, 22 agosto, celebriamo la festa della beata Vergine Maria Regina. Sul lato ancora, a sinistro, ancora più a sinistra la grande croce, il sagrato della Chiesa Nuova, dedicata proprio a San Pio da Pietrelcina, dove come eh, di consueto, ogni sabato si sviluppa la fiaccolata mariana. Oggi è giovedì e come ogni giovedì, sempre intorno alle 20:45-21 c'è cioè, l'adorazione eucaristica, stasera condotta. Fra Claudio Ricci nella chiesa Santa Maria delle Grazie, domani venerdì la preghiera sotto la croce e sabato, appunto, come ricordavamo, la fiaccolata mariana che si protrarrà fino a tutto l'autunno, eh, almeno fino a quando il meteo lo consentirà. In questi giorni non ci sono funzioni di particolare rilievo oltre eh, le celebrazioni standard che la grafica che stiamo vedendo alla mia sinistra ci, um, ci ricorda. Eh, come sapete, ormai bene, quelle eh, celebrazioni dove c'è il nostro loghetto, quel pallino blu, sono quelle che vanno in diretta su Padre Pio TV, quindi. La uh, messa delle 7:30 tutti i giorni, quella a cui fa seguito. Just today, il programma con il quale vi teniamo compagnia poi fino alle 10, poi la messa delle 11:30 e nel pomeriggio quella delle 18. E eh, più in piccolo ci sono un po' tutti gli orari. Non so se la regia riesce a, a ingrandire quella stringa blu sotto gli orari. Delle sante messe perché ehm, ecco lì, vengono ricordati un po' anche gli orari eh, delle celebrazioni che generalmente eh, precedono o fanno seguito alle sante messe. Eh, tra qualche istante ci arriviamo, così magari le leggiamo anche insieme. Ecco il santo rosario, che ovviamente anticipa, ehm, anticipa le messe. Eh, quello quelle della, dalla mattina del pomeriggio e questo alle 20:45, quello che si svolge tutti i santi giorni e che, come ricordavamo prima, il giovedì, venerdì e eh, sabato assume delle forme particolari, così come l'adorazione eucaristica, la preghiera sotto la croce, appunto. E poi eh, le visite, ehm, i, gli orari nei luoghi di visita del, del convento dalle ore 7 del mattino alle ore eh, 19, eh, all day, orario continuato senza interruzione. Per cui vi aspettiamo a San Giovanni Rotondo. Per accogliervi nei luoghi di Padre Pio, è il caso di dire, dalla mattina alla sera. Bene, noi oggi faremo anche un ricordo particolare, abbiamo dato notizia qualche giorno fa della dipartita del caro maestro Antonio Ciccone, un artista che ha avuto la fortuna e il privilegio di conoscere Padre Pio, di lavorare. Eh, per lui è di uh, raffigurarlo in uh, mille modi, mille ritratti, molti dei quali sono presenti anche qui nella sede eh, di Padre Pio TV su Viale Cappuccini a San Giovanni Rotondo, e per ma, parlare del Maestro del compianto, maestro Antonio Ciccone, in collegamento con noi c'è un maestro altrettanto importante, il maestro Nicola Cisternino. Noi eccoti, maestro, buongiorno, bentrovato. Buongiorno a voi. Noi tra qualche istante ci fermeremo un attimo per una pausa pubblicitaria, per cui non vorrei aprire il discorso per interromperlo subito, ma ecco, ritrovarti subito dopo la pubblicità per fare un focus sulla figura del grande maestro Ciccone che tu una volta hai definito eh, con un parallelismo, come Giotto è stato il pittore di San Francesco. Ciccone è stato il pittore di Padre Pio. Ecco, grazie alla regia abbiamo visto anche alcune sue immagini di alcune interviste realizzate proprio nei nostri studi e ehm, se non sbaglio la regia ha già proposto, l'abbiamo fatta vedere in questi giorni, anche un'altra immagine che raffigura il maestro, vergata dalla tua stessa mano nel tuo stile particolare quello che contraddistingue la tua arte, ecco la sto vedendo, la state vedendo tutti adesso. Ma che schermo magari eh, la, ce la racconterai, ci racconterai anche di questa tua opera. Appena eh, ci ritroviamo subito dopo la pubblicità. Per cui, Maestro, ti chiedo solo qualche istante di pazienza a tra pochissimo. Ci troviamo insieme per ricordare la figura di Antonio Ciccone, maestro venuto a mancare solo due giorni fa. I funerali domani alle ore 10 presso la chiesa San Salvatore al Monte alle Croci, in quel di Firenze, dove viveva e lavorava da gran tempo senza dimenticare però l'amore e la forza delle radici della sua San Giovanni Rotondo. Ricordare la sua figura con noi, Antonio Ciccone, maestro, che dipinse il San Francesco nell'aula di passaggio tra la Chiesa Santa Maria delle Grazie e la clausura. Sì e eh, ehm, la sua ultima ecco la prima opera quando era giovane, padre più ancora vivente, la sua ultima opera nella cappella di Fra Daniele di cui state vedendo le immagini inaugurata solo qualche eh, settimana fa, solo circa un mesetto fa, poco più di un mese fa, ecco, per ricordare questa straordinaria figura artistica in videocollegamento con noi, il maestro Nicola Cisternino, che ci racconterà, che abbiamo salutato prima e ci racconterà un po' come ha conosciuto il maestro e la sua arte, quindi gli chiedo un pensiero a tutto tondo su Antonio Ciccone. A te maestro, buongiorno. Eh, buongiorno Tony, e grazie, grazie mille dell'invito. È eh. sempre un piacere poter parlare sul canale di Telepadre Pio, poi soprattutto a maggior ragione in questa occasione, per quanto mesta insomma, di perdita di questo grandissimo artista che eh, è, stato forgiato proprio, è stato forgiato proprio da Padre Pio e dalla storia. E, beh, io ho conosciuto mh, anche per discorso generazionale, perché. Uh, abbiamo una certa distanza, però ero molto amico di Donato, il fratello, un altro bravissimo pittore artista che eravamo, eravamo molto vicini, mi ha ritratto anche spesso mentre suonavo. Ma mh, di Antonio, posso dire che io ho sempre conosciuto il suo lavoro, il suo, la sua arte, e poi abbiamo avuto qualche, qualche contatto perché ha visto anche i miei lavori su Facebook, eh, ci eravamo scambiati. Purtroppo non l'ho potuto incontrare in questa occasione perché io a San Giovanni ci sono arrivato un po' dopo, eh, però ecco, mh, Antonio Ciccone è sempre presente nella, nella vita eh, di San Giovanni come, eh, come San Giovannese, tutti, amava, tutti ricordano questa storia che chiunque gli telefonasse o chiunque li incontrava poteva riprendere a parlare il dialetto, non voleva dimenticare il dialetto, eh. e quindi c'è tutta una storia dell'uomo. Molto, molto importante, eh, che naturalmente è, sovrappone quella del grande artista, perché abbiamo perduto, perso, perduto un grande uomo, c'è stato questo passaggio, ma abbiamo perduto un grande artista eh, originalissimo con un talento straordinario. Di cui il racconto poi diretto delle persone, ecco proprio ieri ne parlavo con Elia Stelluto, col fotografo di padre Pio, eh, carissimo lì. Elia, che raccontava come da piccolo, un racconto che spesso faceva anche mio padre, eh, Antonio Tonino, no? Tonino Ciccone per noi a San Giovanni, era mh, proprio da ragazzino, dipingeva con carboncino su tutti quanti i marciapiedi e aveva soprattutto un marciapiede di riferimento che era quello a destra del municipio, che era un po' più largo, e di Cittadino li rappresentava, si metteva e disegnava, non dipingeva, disegnava continuamente. Questa attitudine che poi, un po' come sappiamo, è, è una storia giottesca, insomma, perché sembra marchiato da questo, eh, da questo percorso, perché i primi disegni che poi, a 12-13 anni, eh, vengono mostrati a Padre Pio, qui incontra Padre Pio, e grazie... A, uh, a una devota di Firenze che lo accoglie e quindi a 14 anni, e 15 anni, Tonino si sposta a Firenze ed entra in questa grande bottega d'arte, che è la grande bottega di Pietro Annigoni Insomma, quindi è stato, um, era, diciamo, il suo Daimon aveva una vocazione, una predestinazione che ha avuto un tracciato uh, incredibile, incredibile che rimanda proprio rimanda a Giotto. Insomma. Ne, parlavamo, ne parlavamo prima di lasciarci a... Um, prima di lanciare la pausa pubblicitaria, tu stesso, insomma, hai definito uh, Antonio Ciccone uh, con un parallelismo appunto giottesco dicendo che come Giotto è stato il pittore di San Francesco, Antonio Ciccone è stato il pittore di Padre Pio. In un, breve, in un suo breve uh, in una breve intervista al servizio che abbiamo, di cui stiamo vedendo già qualche immagine, ascolterei proprio le parole del Maestro Antonio Ciccone che ci racconta ecco, di quando. Gli fu commissionato proprio la realizzazione del San Francesco nella sala eh, di passaggio tra la chiesa Santa Maria delle Grazie, la sagrestia della chiesa Santa Maria delle Grazie e la clausura. Ascoltiamo il ricordo eh, di questa commissione, di questo incarico di Padre Pio, proprio dalla viva voce del Maestro Antonio Ciccone. Eh, questo gli fu proprio commissionato ed è um, il mio primo affresco. Eh, alla, lo ha seguito anche a, a Nigoni, e padre Pio si può dire l'ha visto nascere perché tutte le mattine quando lui andava giù a celebrare io ero qui a, a dipingere un pezzo dell'affresco perché l'affresco va fatto a pezzi perché va, va fatto l'intonaco fresco e durante il giorno si chiama la tagliata va conclusa altrimenti bisogna buttarla giù e rifarla e quindi ogni giorno padre Pio vedeva un altro pezzo si soffermava qui e guardava. E eh, Pitturi, come va? E si soffermava. E poi andava a celebrare. Alla conclusione, quando fu uh, concluso l'affresco, venne di là, piano piano, si soffermò qui, mi guardò e disse, Guagliò, Pitturi, tu mettici uno cangente, sono ce ne scappa. <ride> mi mi piacque talmente che il, eh, il ricordo si sempre soffermava. Sì. Che bello questo ricordo dalla viva voce del maestro Antonio Ciccone sulla prima opera realizzata. La tradizione eh, abbiamo mandato... Nel, nel santuario Santa Maria delle Grazie, lì dove abbiamo detto in quell'aula di passaggio tra la sagrestia della Chiesa Santa Maria delle Grazie e l'antica la clausura. E un Antonio Ciccone, tra l'altro, che prima di mandare questo stralcio abbiamo visto un raffigurato... Fantastico, Toni. Sì. Scusami, fantastico Toni, perché bisogna anche ricordare. Che nel corridoio, se si prosegue il corridoio verso la, la, il crocefisso, in un angolo c'è il cartoncino preparatorio piccolo del San Francesco. Eh, che sarebbe molto interessante poterli anche, anche affiancare, di piccole dimensioni e quindi è proprio, mh, diciamo, poi l'originale su cui lui ha realizzato l'affresco. Eh, per stare al discorso di Giotto, questo è, molto, questo è fantastico! Questa lettura davanti al quadro. Um, perché, mentre in Giotto noi abbiamo un racconto per immagini, una rappresentazione per immagini alcuni decenni dopo della vita di, di Francesco, sulla lettura del testo di Padre Bonaventura, della biografia fatta da, da Padre Bonaventura. E quindi Giotto non aveva conosciuto Francesco. Questa testimonianza è, è, è straordinaria, incredibile, perché è la coincidenza, cioè. Uh, Antonio Ciccone è stato l'artista con Padre Pio, non solo su Padre Pio, oltre al fatto che lui poi ha realizzato moltissime altre cose, ma il discorso dell'immagine di Padre Pio eh, è coincidente e in qualche modo nasce con lui. Questo è, mh, questo è un documento importantissimo. Ma sai, lo dice anche sì. proprio nel, nel, nel finale di questa intervista: dice che lui in quei giorni aveva una celletta che gli era stata destinata e aveva possibilità così di sì. seguire Padre Pio con lo sguardo, di osservarlo. E questa ecco, è sicuramente una delle ragioni per cui il Maestro Ciccone è uno dei più fedeli eh, ritrattisti del volto di, di Padre Pio. Eh, sì. ecco. Da ricordare poi che lui era un pastorello. Che il papà aveva proprio la masseria dietro al commento, quindi eh, lui era diciamo, da piccolo sul sagrato con le pecorelle con, eh, attorno alla Chiesa come era a quel tempo. Insomma. Quindi eh, c'è questa, questa mh, diciamo, questa stranissima matrice che collega. L'esperienza di Giotto dal punto di vista visuale, del, non solo nella storia dell'arte, ma della raffigurazione, perché noi l'immagine che abbiamo di Francesco ce l'abbiamo soprattutto attraverso il, diciamo, il racconto iconografico di Giotto, è la stessa, la stessa origine e quindi anche la predisposizione, quindi anche il talento, perché si ra sembra che si racconti la stessa storia come di Veno. padre Pio per san Francesco si racconti Veno. la stessa storia di Antonio con con maestro, la, la, reg la, future... regia, la regia ce lo, ce lo proponeva ehm, prima del, del servizio andato in onda. Eh, voglio concludere così con quel ritratto che abbiamo visto un attimo prima che andasse il servizio e che è stato realizzato dalle tue stesse mani il giorno stesso in cui il maestro Ciccone è venuto a mancare. Un ritratto di straordinaria intensità. È che subito ha fatto anche il giro, il giro del web, perché molti hanno utilizzato il tuo ritratto per ricordare il maestro Ciccone. Ecco, in conclusione due parole su questa tua opera, sgorgata dal cuore posso dire. Sì, sì realizzata in questa giornata, martedì. Eh, io ho lavorato la giornata di martedì per, come omaggio, eh, ed è, si è fatto un po', come sempre, per i Caminantes, che è la poetica di coloro che continuano il cammino, attraverso in questo caso la sua immagine, e qui c'è anche una dimensione francescana proprio dello sguardo e della postura di, eh, di Antonio, perché questo è, perché io l'ho chiamato Frate Antonio, artista, e qui oltre a Giotto forse ci rimanda molto al Beato Angelico in un certo senso. Ehm, è molto, molto presente, anche per esempio, questa sua ricerca del bianco, del dettaglio. Eh, questo ha molto a che fare con la dimensione iconografica dell'immagine e, quindi, che mi auguro che ci sia occasione molto da studiare e da approfondire perché, certamente, eh, la sua diciamo, universalità e l'arte di Antonio Ciccone eh, va, va ben oltre i confini nazionali. E... Sarà. Sarà sicuramente, sarà sicuramente così. Il tempo è tiranno, noi adesso dobbiamo fermarci qui. Quindi dobbiamo salutarci. Ma sono certo che torneremo a parlare del maestro Antonio Ciccone e che lo faremo insieme. Grazie, maestro Nicola grazie. Cisternino. Grazie. grazie, Antonio. Grazie dello spazio. Eh? Buona giornata. A risentirci, a presto. Io lascio la linea alla regia perché sta per andare in onda la messa delle 11.30. Buon proseguimento di giornata con Padre Pio TV.